Buon pomeriggio a tutti dal mio Insta Park. Siamo qui a registrare questo video. L'ultima volta ci siamo visti con un video dove parlavo della mia quarantena, parlavo in generale della situazione attuale dell'Italia e quella che si sta un po' creando nel mondo per la situazione del coronavirus. Oggi non parliamo di coronavirus, l'abbiamo fatto un po' di scorsa volta. Parliamo un po' del Milan, parliamo. Come sto vedendo in giro, molti miei collaboratori su YouTube e nel gruppo hanno parlato del Milan, delle loro partite preferite e della loro storia. Voglio fare poi questo tipo di video che mi è piaciuto e ho condiviso l'idea di questi YouTuber. Che saluto, sono tanti youtuber, tipo il Maglietto Milanista, se non sbaglio pure Davox, Rosso Nero e molti altri, se non sbaglio Net Rosso Nero, ci sono molti youtuber, tipo che pure Stefano Rosso Nero, ci sono molti, comunque se non li nomino, è come se li ho nominati e voglio salutarli, voglio mandare un saluto a tutti. Come nasce il mio amore per il Milan? Il mio amore per il Milan nasce da quando sono nato con mio papà che se non sbaglio, guardava le partite, che era allora pure il 90° minuto, mi ricordo ancora la sigla di 90° minuto allora, che anticipava tutte le azioni salienti delle partite. Poi più anni passavano, ovviamente la mia passione Milan cresceva di più. Cioè, mi ricordo qualche piccola immagine della finale del 2003. Mi ricordo la faccia di Shevchenko prima che tirava dal rigore, che non guardava Buffon. All'inizio lo guardava un po', poi a guardare il pallone e sappiamo tutti che l'ha messo dentro e l'abbiamo vinto la sesta Champions League. Poi mi ricordo Istanbul, purtroppo mi ricordo Istanbul pure, come mi ricordo i bei momenti, mi ricordo i brutti momenti di Istanbul, dove mi ricordo addirittura un aneddoto: mio fratello era in grida, suona il citofono che era tornato dalla grida quel giorno della finale di Istanbul, e in quel momento segna Maldini, io rispondo con la gara "Maldini, Maldini!" E mio fratello ha capito che aveva segnato il Milan e è tornato saltando nelle scale perché il Milan aveva segnato. Mi ricordo i festeggiamenti e qualche azione della partita del 2007 di Atene. Poi mi ricordo ancora, soprattutto mi ricordo il momento in cui ha segnato la gloria in casa mia, come ogni gol delle partite del Milan. Mi ricordo soprattutto, me lo ricordo molto bene, il giorno dello scudetto del 2011, che mio fratello il giorno dopo partiva per partiva e abbiamo festeggiato, era Milan-Roma 0-0. Me lo ricordo che il giorno prima era il mio compleanno e il giorno dopo che ho festeggiato il compleanno abbiamo festeggiato lo scudetto. Mi ricordo i festeggiamenti in macchina, siamo andati nei paesi vicini a me e poi siamo andati a Milazzo a festeggiare.
dove c'erano tantissimi tifosi rossoneri. Se non sbaglio, alcuni che erano in piedi su un furgoncino, mi sembra sono stati fermati pure. Però mi ricordo i festeggiamenti, mio fratello ha fatto partire il coro, se non sbaglio quello contro Leonardo aveva fatto partire. Sono tanti momenti da ricordare. Sì, degli ultimi anni mi ricordo pure un Milan Barcellona quando abbiamo vinto 2-0 in Champions League, che io quel giorno ai miei compagni di scuola dicevo: gradevi pure 5 euro, 10 euro che Milan vince, io me lo sentivo sicuro che vinceva. Io no, quella volta non avevo gradato la vittoria di Milan, ma volevo aggredare il risultato esatto, volevo mettermi 2-0 in Milan. Ho detto: ma in casa no, noi siamo in casa, poi giochiamo contro il Barcellona, un gol il Barcellona, per me che lo fa. Ho messo 2-1. È finita 2-0. L'ho persa la scommessa, ma il 2-0 era pure nei miei pensieri, però per fare lo sportivo ho messo il 2-1. Ci sono tantissimi momenti da ricordare. Purtroppo gli ultimi periodi stanno andando un pochino male. Come mi ricordo la goduria, il gol di Jabara nel derby 2-2. Come momenti negativi ci sono tante sconfitte, come l'ultima recente di 5-0 contro l'Atalanta, quella per me è stata una sconfitta che sarà storica, come ho sempre detto, abbiamo toccato il fondo là. Non voglio mettere la sconfitta contro il Genoa nell'ultima giornata, quella è per me una sconfitta influenzata da molti fattori societari, dall'inizio della serie del virus. Quella non la voglio, ma voglio mettere come sconfitta storica. Il mio video è finito qua, ho detto quello che pensavo, nei miei ricordi da milanista. Spero vi è piaciuto, commentate e condividete, lasciate un like a questo video, iscrivetevi ai miei canali Facebook, Instagram, il Milanista Patrio, su TikTok se volete, il Milanista Patrio Official. Ci vediamo nel prossimo video, nel bene e nel male, forza Italia in questo momento, forza Italia, oltre a forza Milan, forza Italia, uniti ce la faremo e andrà tutto bene.